cambiamento. Diciamo che abituati a stare a casa tutto il giorno, adesso vedere così tanta gente, così tanti ragazzi in costume, così tante persone felici di partecipare, è una percezione veramente forte e bellissima. Le cose ovviamente sono cambiate, perché prima ovviamente ci si abbracciava di più, si stava più vicini, adesso ovviamente c'è una consapevolezza che il virus potrebbe ritornare, quindi ovviamente la gente sta più accorta. All'inizio vedere tutta la fila di persone, anche persone in cosplay, è stato un pochino asfissiante, un po', diciamo, l'ansia sociale che il cosplay mi ha anche aiutato e mi sta aiutando un po' a sconfiggere, però rientrare in un ambiente del genere è stato worth, è stato bello. Allora, è stato un po' difficile perché comunque io ho iniziato a fare cosplay proprio prima della pandemia, quindi dovevo andare al mio primo comics, poi hanno bloccato tutto, quindi poi ritornare a fare le fiere per me, cioè iniziare più che altro a fare le fiere è stata una liberazione, perché è stato un po' difficile. È stato un periodo che ho vissuto molto male perché mi è mancato poter socializzare con le persone, sia quelle che conoscevo sia quelle che avrei potuto conoscere, quindi l'isolamento è stato molto pesante. È stata dura perché ci siamo ritrovati in un mondo totalmente diverso, in una situazione molto molto complicata, e ho cercato comunque di viverla tranquilla e serena. Io tutti i personaggi che scelgo sono affini al mio carattere, o comunque per alcuni versi, alcune caratteristiche richiamano molto il mio carattere. Quindi durante i lockdown ho cercato di scegliere, diciamo così, dei personaggi che insomma affini alla mia persona. In realtà ho avuto un po' di difficoltà perché ovviamente non andando a fiere non sapevo che cosplay fare e cosa fare, però comunque a casa di tanto in tanto mi truccavo, facevo foto, perché volevo coltivare questa passione anche magari senza andare a fiere. Sì, parzialmente ci sono riuscita, ho fatto sia il cosplay di Scarlet Witch che quello di Mikasa di Attack on Titan. Sì, diciamo non cosplay completi ma gli instant, praticamente cercare con gli indumenti e gli elementi che si ha in casa di ricreare qualche personaggio. Ho ricreato Lisa Lisa di Jojo, le bizzarre avventure di Jojo, Lenore che sarebbe una vampira di Castlevania, però non è la stessa cosa di portare un effettivo cosplay intero ad una fiera. Purtroppo no, perché mi sono dedicata ad altro, più che altro allo studio e ad altre passioni. E infatti, diciamo, un po' mi mancava il creare, il pensare al personaggio e a tutto il resto. Diciamo che adesso ho trovato di nuovo lo stimolo a ricominciare grazie alle nuove libertà che abbiamo ottenuto nuovamente. E quindi diciamo c'è anche quello stimolo a fare qualcosina in più e a ritornare pian piano agli eventi. Più che altro è stata una sfida con me stesso. Il mondo dei fumetti mi è sempre piaciuto, il mondo del cosplay mi è sempre piaciuto, quindi decisi tempo fa, nel 2018, di provare questa avventura e da allora non mi sono più fermato. Allora, il primo approccio al cosplay, quando avevo 16 anni, sempre a Cosenza Comics, ho fatto il cosplay di Storia dell'Attacco dei Giganti. Ed è stata un'esperienza bellissima perché anche se il cosplay faceva schifo, mi sono divertita un sacco. Allora, il mio primo cosplay l'ho realizzato, era febbraio del 2020, Wonder Woman, che poi è il mio personaggio iconico perché più o meno a tutte le fiere sto cercando di portare quello, tranne adesso al Cosenza Comics. Sostanzialmente su internet, vidi su YouTube delle fiere, soprattutto giapponesi, vidi un sacco di cosplayer famosi a livello anche internazionale che utilizzavano anche dei materiali
difficilotti da utilizzare, come ad esempio il Wordle, me ne innamorai perché comunque io adoro creare da zero qualcosa. Batto molto sul dover creare il mio cosplay interamente da sola, cioè potrei comprare degli oggetti, però preferisco attivare l'ingegno e tirar fuori qualcosa dal sacco. Il mio primo approccio al mondo dei cosplay è stato attraverso i social, perché comunque dove vivo io non è molto diffusa questa pratica di fare cosplay, quindi attraverso Instagram e i vari post di altre persone ho scoperto che esisteva questo modo di fare, diciamo. Diciamo che la mia passione per il cosplay nacque nel 2016, in contemporanea con il primo Cosenza Comics a cui partecipai, e diciamo che un po' spinta da un mio caro amico, un po' spinta dalla voglia di partecipare a qualcosa di nuovo che per la prima volta era stato fatto qui in Calabria, era diciamo un motivo in più per iniziare. Ecco, in realtà tutto è nato come un po' come un gioco, come una piccola passione, che poi però è riuscita a diventare anche per un breve periodo un lavoro. E di questo sono davvero contenta perché è una passione bellissima. Sicuramente io ho visto molte più persone, e non solo persone, anche ragazzi e bambini, avvicinarsi a questa passione, perché diciamo si è diffusa un po' quella che è la percezione del cosplay, di creare, realizzare un costume e portarlo a una fiera. E anche dal punto di vista di cosplayer e partecipanti ai cosplay contest, io ho notato un numero sempre più ampio di persone che partecipano e con dei costumi davvero fatti ad hoc. In realtà prima, diciamo qualche anno fa, non era ancora così diffusa questa passione, e infatti diciamo si trovava anche un livello di costumi più o meno accettabile, diciamo. Anch'io quando feci il mio primo costume era davvero terribile, lo devo dire. Però pian piano, con diciamo anche la diffusione delle nuove tecniche, dei materiali, dei costumi, delle acconciature e tutto il resto, diciamo che ho visto un livello molto molto più alto rispetto agli anni precedenti. Allora, un po' di cose sono cambiate, perché innanzitutto prima lo facevo giusto così a caso, quindi magari il costume me lo preparavo il giorno prima della fiera. Invece adesso magari mi piace di più impiegarci più tempo, anche mesi, acconciarmi le parrucche, fare comunque cosplay più belli. Però il divertimento credo che resti comunque lo stesso, perché mi piace comunque come il primo giorno. Guarda, io non sono cambiato personalmente, perché la vivo sempre come il primo giorno. Anzi, cerco sempre di migliorarmi. Questo mondo si sta un po' più allargando rispetto a prima. Cioè, prima magari c'era più imbarazzo, adesso invece sembra che c'è più propensione a fare una cosa del genere. Questo è emozionante. Allora, non dovete vergognarvi se i vostri primi cosplay fanno schifo, perché tutti iniziamo da qualche parte. Se vi faccio vedere le foto dei miei primi cosplay, vi mettete a ridere. Però piano piano iniziate a farli bene, e comunque non fatelo perché dovete farli bene a forza, fatelo perché vi divertite, perché così andate in fiera a fare tutte le cose che vi divertono con gli altri. Io consiglio sempre di divertirsi. Il cosplay è divertimento, non importa che il costume sia perfetto, che il trucco sia perfetto, l'importante è divertirsi, stringere amicizia con gli altri cosplayer e condividere con tutti le proprie tecniche, i propri consigli da tutti i punti di vista. Bisogna fare ciò che si sente, non fregarsene
del giudizio altrui, perché tanto comunque ti giudicheranno sempre, sia che fai cosplay oppure no. Quindi se una cosa ti piace farla o piace farla a tutto tondo, è meglio farla, piuttosto che avere il dubbio di lo potevo fare o non lo potevo fare. Fallo e basta. Allora, io consiglio a tutti di inseguire le proprie passioni. Io mi sono approcciata un po' troppo tardi, tra virgolette, però ho sempre seguito il mondo del cosplay, ci sono sempre affezionata. L'ho potuto fare semplicemente più tardi, però io dico sempre di inseguire le proprie passioni. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di non farsi intimorire dal parere degli altri, poiché ho sentito, diciamo, alcuni cosplayer che conosco che si sono sentiti troppo giudicati sulle loro abilità e hanno deciso di abbandonare questo mondo. Quindi non fatevi intimorire da chi vi giudica, continuate sulla vostra strada e seguite le passioni, e non fatevi intimorire neanche e scoraggiare dalle persone esterne anche al mondo dei cosplay, poiché le persone che non fanno parte di questi ambienti tendono molto a sminuire o, diciamo, considerarli delle bambinate, cose del genere. Quindi non fatevi intimorire né dai genitori né da persone intorno a voi. Quindi se vi piace il cosplay, continuate così e scatenate e fate uscire le vostre idee. Ciò che posso dire a chi vuole approcciarsi a questo mondo è di seguire le proprie passioni e di non farsi mai limitare magari da una barriera mentale che ci si autoimpone, di magari non essere capace o di non stare bene in un determinato cosplay, e quindi di tirare fuori la creatività che abbiamo, diciamo, un po' tutti dentro.